Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Androlink 91 su Yo-Kai Watch 3. Facendo molta attenzione, dobbiamo arrivare alla base Blasters dopo aver salvato New Yo-Kai City dall'attacco. Ah, ma hanno paura di me? Dall'attacco di alcuni invasori. Qui c'è il Club Coma che mi piacerebbe visitare. Non si entra da questa parte ma dall'altra, credo. Ad ogni modo è successo qualcosa alla base Blasters e dobbiamo scoprire cosa è successo. Però qui c'è... è chiuso, sai che vuol dire? Sì, però perché questo testo strano? Ad ogni modo, andiamo alla base Blaster se non perdiamo altro tempo. Adesso che sono molto più forte, gli scagnozzi ovviamente hanno paura di me. Gli scagnozzi del padrino, i Pipi Picciotti. Che nome, ovviamente. Se si chiama Papa Padrino, i Pipi Picciotti. Troppo tardi. Ah, ce ne sono troppi! Ehi, mammolette, che avete fatto alla base Blaster? Non ho altra scelta, dovrò insegnarvi le buone maniere! Intanto veniamo solo noi, Sergente Quadro. Se ne sta per i fatti suoi. Ah, però questi non sono furbi. Questi non hanno paura di noi. Però non ho niente carico. Vi aspettate un attimino, eh. Insomma, non è che ci danno proprio del filo da torcere, però sono molto resistenti. E i punti che danno... beh, non sono proprio male. Sono come un'esfera media. E se fai abbastanza lotte, insomma, in una decina di lotte sarai 5.000 punti. Perché non è male, dovrai farlo in teoria. Tutto a posto, ragazzi? Non cantate vittoria. Ma perché? Voi siete proprio... quello col pugnale lì. I tipi nero stanno aumentando. No good, no good. Se continuano così la base Blasters... Ehi, un momento. Dovete solo rinfrescarvi un po' le idee. Brava Nevina! Alright. Oh, povera me. Grande, lo sapevo. Ah, dilettanti. Cool, li ho spazzati via in un nanosecondo. Va bene, contenta tu. Già finito, torna al cellulare. Ah, però, sta arrossendo, Sì? Just a moment. Avevate davvero bisogno del nostro aiuto? Che importa, sono così felice che siamo tutti sani e salvi. Yo, grossi guai. Chi è, oh? Oh, Coma Giro! DJ Coma. Per me la giravolte è ancora come vestitino delinquente. Che è successo? Perché piangi? Ecco io, quei tipacci in nero hanno agguantato il nostro club, io. I tipacci in nero intendi quei volgari tirapiedi dell'UFO? Alright, allora è meglio andare a club a riprendercelo. Oh no! Vengo con voi! Aspettate, io! Aspettate, dovete sapere una cosa, c'è un tipo spietato lì, io. Tipo spietato? Non è come gli altri, io, vi spazza via in un flash. Anche se fosse dobbiamo fermarlo, sarei tuo fratellone. E se qualcuno fa piangere il mio fratellino, merita una punizione. No, fratellone. Pronto all'azione. Andiamo. No. Io, un attimo. Ma cosa? Va bene. È tornato normale. Scusate se prima non vi ho dato retta. La verità è che voglio combattere con voi, io. Coma Giro. Per mille giravolte. Mi mancherebbe Comagre ora. O ce l'ho Comagre? No, Comagre mi sa che non ce l'ho. Però ho Crinicoma che ho trovato con la slot Kai. Molto utile. Due soli me ne mancano. Devo trovarli assolutamente. Chi sono? Come si chiama? Quella che ti fa addormentare insomnia? E uno tosto era? Chi era quello tosto allora? Non ricordo, ma devo assolutamente liberare Shogunian. Ma certo, Kamajiro, vieni con noi. Grazie una cifra, io. Infatti più tardi si sarebbe unito, ha detto, quando eravamo alla Yopol. Beh, alla fine non è neanche tanto dopo. Però ora c'è la battaglia col boss di questo livello. E dobbiamo andare a Club Coma, che ovviamente ora è aperto. Dove, per dove si passava? Per di qua? Ah, eccolo qua, uno scagnozzo, va.
Non sapete che l'accesso è vietato? No. E tu non sai che sei una gran seccatura? Tu non capisci che significa questo club per noi, io? Io ci abbiamo messo anima e corpo per poter organizzare gli spettacoli qui. Avremmo ospitato i migliori concerti della storia, io. Ehi, era di questo che Comagiro parlava prima alla Yopol? Sai quando diceva che aveva faccende da sbrigare prima? Ah, certo, sicuramente si stava riferendo alle prove per le sue esibizioni. E poi arrivate voi pipipicciotti e distruggete tutto il club. Beh, io non ci sto, io. Mi sentite? Non perdo tempo, parto con la pistola. Arrangiatevi, pipipicciotti. Boh, ma anche questi andati. Dovrei trovare un punto... Mi sembra che ci siano tante sfide dentro, se non sbaglio. E poi c'è ovviamente un punto per recuperare la salute e salvare, nel caso. Alright, i picciotti sono a posto. Ora let's go. E prendiamoci il club. E intanto i fratelli di Coma danzano. Per mille girateste, quanto chiasso che ci mi balla tutto. Barabim, barabim, barabim. Voi guastafeste, vi faccio vedere che succede a chi tocca il mio club, yo. Il club, i miei amici, mi riprendo tutto, yo. Ah, vi fa ridere? Il rango A serve, no? Beh, allora entriamo. Chissà perché ci vuole il rango A qui. Ma quindi Komajiro è uno yokai di rango A? Ma tanto hanno paura, guardali. E tu? Lui si gira, lui guarda là. Aspetta, cosa? Sulle mani, the best KJ, 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 I love you KJ. DJ alla console. Ok, è sempre quello. Ok, andiamo un po', va. Ma chi è che fa tutto questo casino? Chi è? Che spacchio di trasmissione è questa? Va bene. Stare tutti bene, sono andato a salvarvi, io. KJ, io per fortuna stai bene. Che insolenti quei tipi, pensavo di poterci rubare il club. Se non hai troppo da fare, ti dispiacerebbe farci scendere? Certo, arrivo subito, io. 1, 2, 3, 4. Chica chica, 1, 2, 3, 4, yeah! E chi è questo? È il tizio di cui vi parlavo io. La sua voce è inconfondibile. Bucketon. Bucketon? Bacchette. Aspetta! Buddy Rich potrebbe essere riferito a Buddy Rich? Hai ragione. Sono il genio musicale della UK World. Bucketon. Ta-da! E da oggi in poi questo club è riservato a me e ai miei soli, prego. Oh no, tu non farai proprio niente qui. Questo club. Questo club è il posto dove incontrati i miei amici. Questo posto significa una cifra per noi. E non ti perdonerò per aver provato a portarcela via, io. Tu cosa? Non sei quel rammollito che prima è corso via piangendo? Kamajiro non è un rammollito. Il mio fratellino è coraggioso e sono fiero di lui. E non mi piace che tu parli male di lui. Fratellone. Cos'è questa sensazione di affetto fraterno? Mi dà una strana sensazione. Ma non potete niente contro la mia batteria, vi do una dimostrazione. E mo scusate se non inizio subito la lotta, ma voglio un attimo assaporare. No. Non doveva essere un altro assolo? C'era un altro assolo, se non sbaglio. Boh, mi pare strano. Che l'abbiano cambiato in Sukiyaki? Può darsi. No, perché se vedo che... Perché mi ricordo che è diversa? Ok, cambiamo posto. Perfetto. Quindi il dietro ora è bloccato. Perché c'è... No, devo ricaricare un attimo l'Energimax.
Ok, qua è scomparso, ma dietro c'è la nuvoletta grigia che fa il tuono. Infatti lui si chiama Kaminarasu Goru, che sarebbe anche re del tuono, comunque sia. Kami... cioè, Kaminari significa dio del tuono. Però il modo in cui è scritto sta solo a indicare fulminante. Che va bene. Ok, buono, buono. Pensavo meglio, però. Ottimo. Vai, raggio coniglietto. Che poi è bravo, perché aveva solo un pedale, non ne aveva due. Quindi davvero bravo. Oh, Bakedo fa perdere i nubi temporali? No, allora ragazzi, un attimo che ricarico i miei yokai, perché vorrei attaccare con l'Energy Max, eh. Insomma. Potrei anche cambiare, però. Però intanto... Perché mettere... Ah, le Anguista? Sì, mettiamo... Allora, intanto vado con lui. No, è che sono talmente tranquillo che non... Non lo so, boh. Non me la sento tanto difficile questa battaglia. Me la prendo proprio talmente calma che... Boh. La sento semplice, la sento. Ok. Oh, no, 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 no. Il cuore si ferma, mo ti fermo io a te. Di livello 3. Un po' di meno. Ah. Va bene. Un po' meno di punti, però vabbè, fa niente. Sempre buono. Ok. E poi c'è la pistola. Ma quanti danni però. Scusami, eh. Ok, dai, su. Grande, grande, alto. Molto, molto, molto bene. Grande. Vai così, ragazzi. Sono veramente euforico. Ah, livello 1. Ok. Un pezzo di pancetta Shibanyan. Ah, non posso colpire la batteria. Va bene. Lo fa la prova. Potrei anche lasciare il pennino volendo, eh.
No, spostiamo giusto un attimo Usapion. Usapion che sta... Eccolo. Molto veloce, molto easy. Facile. Liscia come un blues. Meglio di questa. Buono. Pochi punti, però essenziali. Oh yeah! Oh, oh yeah, proprio così esce, eh? Funky! Oh, che disdetta, proprio durante il mio gran finale. E fammelo comunque! Ti do una medicina amara, giusto per farti riprendere quei pochi punti che ti fanno fare la sola e poi ti tiri meno male. State bene? Sì, penso. Yeah, fai la danza curativa. Sembra che stiano tutti bene. C'è già tutto rose e fiori qui. Come Giro ti sei impegnato tanto, so che diventerai il DJ più bravo di tutti. Fratello! Fratellone, grazie. Ce la metterò tutta perché sono un DJ. Yo, yo. E ci sto dentro di brutto, yo. Come Giro! Per mille giravolte, ma guarda com'è cresciuto. Lo riconosco a malapena. Prova, prova. Bada bing, è tutto pronto. Che cos'è quello? Abitanti dello Yokai World, preparatevi a fare sogni d'oro. Con papà Gene, sto per farvi un'offerta che non potete rifiutare. Ma di che va parlando, niente? Proprio ora vi sto parlando dal mio UFO, sulle cere degli Yokaseti. Che? C'è uno Yokai che è alla guida di quell'affare? E vedrò una cosa, il potere di quest'UFO è da sogno. Non credete che la situazione attuale dello Yokai World sia una noia? Vada bene. A caso. Non aiutare che è l'unica soluzione possibile a farla sparire del tutto. E zitto tu con sto Barabing! Per poi permettermi di schioccare le dita e creare un nuovo mondo, Barabing. Questo ha visto Thanos. Ha visto Avengers e quindi ha detto Thanos fa con le dita, allora pure io, no? Proprio così, Barabing! Dunque, senza indugiare oltre, creerò un mondo più conforme alle mie esigenze. Cominciando con un castello degno di me. Di mia. Degno di mia. Sì, mo diventa una torre. Piccolo spoiler, ma... Abitanti dello Yokai World! Ammirate il vero potere! Un potere degno del nome Papa Patrino! La torre Papa Patrino! E se Marco Balzarotti dice Pagino, allora non vedo perché non posso dirlo pure io. Questo si rivelerà decisamente interessante. Concordo. Stavolta te lo chiedo. Che ne pensi? Questo galantuomo è sicuramente un soggetto da tenere d'occhio. Il Papa Patrino. C'è sicuramente il suo zampino in quel che sta accadendo. Sono d'accordo con te. Bene, mettiamoci subito al lavoro. Sì, andiamo. Capitolo 10. Inseguendo il sogno yokai. È tutto così surreale. Mi sembra di essere in un sogno. Speriamo non si riveli un incubo. Siamo giunti quindi all'ultimo capitolo di Yokai Watch 3. Speravo che questa cosa non arrivasse mai, davvero. È divertentissimo Yokai Watch 3. Peccato però che comunque sia, tutte le cose belle purtroppo devono giungere a un termine, prima o poi. Ma ad ogni modo il post-game sarà immenso. In questo Yokai Watch ci sono talmente tante cose da fare nel post-game che non avete idea. Tante cose che anche se mi scrivete nei commenti voi non arriverete mai a pensare certe cose. Certe cose che non le sapete, non le potete neanche immaginare. Ad ogni modo, questo era uno dei... Questo forse era il terz'ultimo video prima del gran finale. Penso che l'ultimo capitolo lo giocherò in due parti se non dovesse rivelarsi troppo lungo. Non ricordo di preciso. Mi ricordo che c'erano diversi piani da esplorare della torre, ma tanti, davvero tanti, e forse tre parti addirittura ci vogliono e non solo due. Vedrò comunque sia di farle nella maniera più
veloce possibile, fatte bene, non in modo frettoloso ma in modo veloce. Ad ogni modo, questo video termina qui. Domani ovviamente cominceremo il prossimo capitolo, l'ultimo capitolo della serie, della storia principale. Quindi mi raccomando, tutti sul canale domani per l'inizio dell'ultimo capitolo. Io come sempre vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!